Campo de Staccio. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Gabriele, buongiorno. Baldo, buongiorno. Ciao Mimmo. Buongiorno Mimmo, come stai? Ma stai, dico, ma sei talone, tante volte ci avessi bisogno di una mano per arrivare. Abbiamo telefonato. Magnarsi una cosa. Oh, noi siamo qua. Abbiamo telefonato, eh? Gli hai detto? A me, proprio, mio padre diceva sarta chi zompa. Sempre con te, eh? Sarta chi zompa. Io ovviamente sono contento per lui, perché veramente vabbè, ma sono i loro amici. Ma sì, ma sono contento per lui, però un po' rosico, diciamo così. Io penso che mi sarei accontentato dei Dupiotte per dire abbiamo il piacere, esatto, di presentare Dupiotte. Mimmo, Dupiotte a giocatore. Mimmo, ti ricordi quando qualche tempo fa mi dici una meraviglia, lui è il mio nuovo idolo, mi hai detto chi vorresti essere, ti ricordi Mimmo, mi hai chiesto chi vorresti essere. E io, Italo Zanzi, a Trigoria, ma in trasferta è il numero uno. In trasferta è il numero uno, proprio sta vicino alla squadra. Se Mimmo, ci abbiamo fatti il check-in. Ma oh, ma che basta, cioè, se ricominci a parlare di pallone il giorno prima di Roma, no, io stamattina ho cominciato così. Ho chiesto ad Ubaldo, non al giocatore, ad Ubaldo, il tuo stato d'animo da tifoso da Roma. E lui mi ha spiegato il suo. L'ho chiesto mio, gli hai chiesto? No, il suo. Poi l'ho chiesto a Gabriele Zia Antonio. Mo ce lo domando a te. Spogliati, spogliati dal ruolo. Spogliati come sai fare. Spogliati dal ruolo. Che cosa ti suscita in questo esatto momento la Roma, a parte la passione che la ami e tutte che stato d'animo ti suscita? A me è sempre un filo di rabbia per tutte le occasioni sprecate, perse, perché o vedi che venghi a me, o vedi, non lo so, però o vedi che venghi a me. È vero, a te. E allora il ciochino era Mimmo, 15 maggio 2016, perché sì, perché no? Ma che perché sì, perché no? Casomai, fate conto. Ah, tu dici che proprio devo salutare adesso? Ci sentiamo. No, non è quello, mannaggia. Ho capito, però l'hai scandito, eh? 15 maggio, perché sì, sì, perché no? No, era un approccio, sì, così, certo, apotropaico. Intanto ma avvantaggio sul lavoro. Una cosetta, tanto bene. Apotropaico fa troppo ridere. Però è così, è italiano. Lo so bene. Io capisco che può sembrare una parolaccia, però è italiano. Brava greco, viene dal greco, infatti. Perché sì, Ricca? Perché la rosa è una bella rosa, perché i giocatori non sono tanti, ma quelli bravi sono bravi. Perché no? Perché la continuità, l'equilibrio e la fenomenite di Garcia non mi fanno stare tranquillo. La mancanza di equilibrio, la mancanza di continuità e la fenomenalità di Garcia al momento sono gli elementi che non mi fanno stare tranquillo. L'ho detto un po' più in italiano, diciamo. Però anche in questo simpatico giochino, Mimmo, no? Simpatico fino a un certo punto, però. Tutti abbiamo sottolineato squadra forte nell'individualità, no? Però nessuno che ha detto mazza come gioca bene. No, nessuno ha detto. In Italia quelle sono le squadre che giocano bene? Fiorentina, Napoli, Sassuolo, Napoli a tratti, Torino, Torino. Sì, Sassuolo pure, allora si è perso. Sì, sì, Sassuolo, Torino. Scusa, non avevo sentito Sassuolo, però alla fine, Ubaldo, tu lo sai perfettamente che gli scudetti lo vincono le squadre più forti, non quelle che giocano meglio. Il vecchio dilemma: è meglio avere il miglior attacco del campionato o la miglior difesa? Tanti e tanti anni fa, tu te lo ricorderai, il Perugia di Castagnier chiuse il campionato imbattuto e lo scudetto ha vinto un'altra squadra. Quindi c'è sempre un insieme di cose, un insieme di situazioni che ti aiutano a vincere un campionato. Non sempre la squadra che gioca meglio lo vince, non sempre la squadra che ha la miglior difesa lo vince, neppure quella che ha il miglior attacco. Negli ultimi anni la Juventus ha abbinato il miglior attacco alla miglior difesa, che significa avere la miglior differenza reti, che poi quello è la cosa che conta, più al di là del fatto dei gol fatti, di quelli subiti. Però abbiamo vissuto 4 anni di abbastanza dominio bianconero senza grossa compartecipazione da parte di qualche altra squadra. La Roma è arrivata seconda negli ultimi 2 anni, ma ha distacchi importanti dalle Juventus, e quindi vuol dire che di fatto c'è stata soltanto una squadra che ha concorso per vincere il campionato. La cosa nuova di questo campionato
è che ci sono più squadre che danno l'impressione di poter lottare per vincerlo questo scudetto. E questo, io ripeto quello che ho detto già tante volte, secondo me è un bene, perché vuol dire che non ci sarà una squadra che si staccherà, e che proprio per questo sarà fondamentale per arrivare a Damma avere la massima continuità, cioè avere una continuità di rendimento che ti dovrà consentire di fare risultato sempre contro tutte e tutte, soprattutto le squadre che ti sembrano meno attrezzate. Ma insomma, questo è un campionato veramente particolare. Credo, chiudendo la risposta, che più che giocare bene, Ubaldo conti fare il risultato. E io ci starei subito, firmerei immediatamente per eventualmente arrivare a 16 maggio, là, 15 maggio, quello che avete detto voi, con una certa situazione, pur con le critiche, però sta Roma non gioca, e se però la Roma non gioca, certo. Grandissimi, Mimmo, però a differenza dei due anni precedenti, dove addirittura il primo anno di Garcia per me sarebbe stato un miracolo arrivare terzi, quindi immagino arrivare secondi, non la ritenevo proprio pronta. L'anno scorso, confesso, con Pensierino ce l'ho fatto, ma il divario è stato, hai beccato un'altra volta una squadra che è nata in finale dei Champions. Quest'anno, ti dico la verità, per me sarebbe davvero un gran peccato. Sì, sarebbe dopo 7 giornate pensare quello che pensi te, cioè che sarebbe un grande rammarico, un grande rimpianto. Sì. È assolutamente condivisibile, perché di fatto sono bastate 7 giornate per capire poi quali sono i valori, no? Io credo che la Roma abbia una rosa non esattamente completa, un pochino corta, in alcune reparti assolutamente corta, però poi ha anche tanti altri valori che la portano sicuramente ad essere una delle squadre più attrezzate, diciamo, fra le prime 2-3 squadre più attrezzate del campionato. E allora poi, se tu hai, come posso dire, un bagaglio tecnico importante, devi abbinare a questo bagaglio tecnico anche una sorta di forza tattica, ma non soltanto quella, e devi abbinare soprattutto la tua forza di continuità, nel senso che il segreto per vincere i campionati è avere una costanza di rendimento, significa non sprecare punti, significa comunque muovere sempre la classifica, non fare dei passi falsi quando tu non devi assolutamente farli. Invece la Roma, purtroppo, negli ultimi tempi ci ha abituato a lasciare punti per strada quando era veramente delittuoso lasciarli, e allora questo significa che la squadra non è ancora migliorata al punto di poter così avere, come posso dire, la capacità di imporsi sempre e comunque, ma non soltanto, come posso dire, imporsi perché devi vincere tutte le partite, questo sappiamo che è praticamente impossibile, però evitare, e faccio un esempio, Riccardo, visto che ieri non ci siamo parlati, sì, è che se tu vai 3-0 a casa del Palermo, tu non puoi arrivare a 3-2 e non vedi l'ora che fischia la fine l'arbitro sul 3-2, perché qualcosa lì stava succedendo. Tante piccole cose, io ieri ho fatto il paragone anche legato al 2-0 con la Juventus all'Olimpico. Poi, se non c'è sta Szczęsny che fa quella parata, siamo qui a parlare probabilmente di una grandissima occasione persa. Ecco, la Roma in questo senso non dà continuità alla sua prestazione durante la partita, e soprattutto non dà continuità alle sue prestazioni durante il campionato. Quando la squadra riuscirà a fare questo salto in avanti, che non è un salto in avanti facile, me ne rendo conto, però quando riuscirà a fare questo piccolo scatto in avanti, sarà sicuramente una Roma assolutamente più forte. Mimmo, proprio in virtù di quello che dici tu, noi stamattina tentavamo di analizzare, cioè, questo saltino che tutti siamo coscienti manca alla Roma. Vogliamo attribuire chi dovrebbe trasmettere? La società deve essere più forte, in maniera che chi viene qui capisce che entra in una struttura, l'allenatore, il tifo, la comunicazione. Chi può aiutare tutto questo, Mimmo, a fare sto saltino? A falso saltino, sai, possono sicuramente insomma competere tante piccole variabili. Ti faccio un esempio. Io prima casualmente ho dato un'occhiata, fuori fa 28 gradi, no? E 28 gradi al 6-7 settembre, Riccardo, è comunque una cosa che magari da altre parti non la trovi. Allora dici, ma che c'entra? No, serve per capire come Roma è una città talmente particolare che ti serve anche, come posso dire, non avere
queste svagatezze legate ad un clima assolutamente straordinario per gran parte dell'anno. Significa giocare alla Roma, avere comunque il conforto di una piazza che veramente, se esasperata, non si sta accanto, ma si sta comunque quasi sempre comunque accanto. E allora, per fare questo saltino, non c'è forse bisogno soltanto di uno sprone maggiore da parte della società, non c'è bisogno che ci sia il freddo e non ci sia il caldo, non c'è bisogno che magari ci sia un'atmosfera, il famoso ambiente non completamente positivo intorno alla squadra, ma ci vediamo di tante cose. C'è bisogno che l'allenatore si comporti in una determinata maniera, che i giocatori soprattutto si comportino in un'altra maniera, nel senso, non in un'altra maniera rispetto a quello che stanno facendo adesso, cioè in una maniera magari più decisa, più convinta. Alla Roma manca da sempre una cattiveria, un cinismo, come direbbe qualcuno, una cinicità che, sul che tuscolano. Non appartiene proprio al suo DNA. La Roma è stata sempre una squadra bella, diciamo così, una squadra che ha preferito sempre giocare al calcio piuttosto che speculare su una partita. Allora dovrebbe essere un pochino più brutta, ma non intendo sul piano del gioco, dovrebbe essere una Roma meno leziosa, una Roma più determinata, più cattiva, però mi rendo conto che questo... Infatti, scusa Mimmo, noi stavamo anche analizzando un po' le caratteristiche dei giocatori, no? Secondo te è una squadra che può attuare anche quel tipo di agonismo? Insomma, se tu c'hai Pjanic dici no, se tu c'hai Nangolan puoi dire sì. Cioè, la Roma è una squadra che le partite non le vince mai mettendola sul piano fisico, sul piano della presenza in campo. Sì. Non è una squadra che baccaglia con l'arbitro, tanto per capirci, non è una squadra che la mette sul piano fisico, che affronta i contrasti a 2000. Allora Roma cerca sempre di giocare a pallone, perché da sempre, e tu ne sai qualche cosa Ubaldo, negli ultimi 30 anni e forse 40, diciamo anche ormai a questo punto, anche una certa matrice brasiliana ha creato i presupposti affinché si pensasse soprattutto al bello piuttosto che al brutto, inteso come un altro tipo di comportamento in campo. La Roma è sempre stata una squadra molto bella da vedersi, molto leziosa, attraverso un gioco che raramente, tanti anni fa, io parlo, si vedeva in quel periodo. Il Barone si inventò tante cose e poi resta nel DNA della squadra un insegnamento di questo genere. La Roma non ha mai speculato sul gioco, la Roma ha cercato sempre di giocare a pallone, e questo talvolta l'ha portata ad andare incontro a delle brutte figure, a non affrontare come magari si andava a affrontare si doveva affrontare l'avversario. Insomma, parlo di un discorso storico, non soltanto della strettissima attualità o comunque di un passato appena recente. Dico che per fare quel salto di qualità c'è bisogno di tutto, Riccardo. Sì. C'è bisogno non soltanto di quello che succede in campo, sicuramente c'è bisogno di quello che di cambiare qualcosa che succede fuori dal campo, ma non per questo mi riferisco alla comunicazione, all'ambiente tifosi. La Roma ti ricordi, Ricca, la Roma non si discute, si ama. Sì. E questo per tanto tempo ha rappresentato un limite, se vogliamo, no? Un grande attestato d'amore. Oggi leggevo da qualche parte, adesso non mi ricordo, che esattamente il 6 ottobre di tanti anni fa. Sì, sì. L'avrete parlato, immagino, no? Beh, no, però l'ho vista anch'io. L'hai vista, è una cosa molto, molto carina, se mi permetti, no? Per cui la raccontiamo, il 6 settembre del 1985. Ottobre. Sei ottobre 1985, al presidente Dino Viola venne data la tessera del comando Ultracurva Sud. Che detta oggi così sembra una cosa impossibile, perché tu poi sai perfettamente come le cose sono cambiate nei rapporti tra le società, i tesserati e i tifosi, no? Per cui adesso tu sai che è addirittura vietato avvicinarsi alla curva, perché il Viminale ha imposto che i giocatori non si possano avvicinare, le regole impongono che non ci possono essere rapporti tra i club e le società, la curva è stata divisa in due, da una parte questi, da una parte quell'altra, quindi stiamo parlando proprio di un altro mondo. Però insomma, stavo raccontandovi che tanti e tanti anni fa c'era questo tipo di rapporto, questo tipo di simbiosi. Adesso questo è un discorso assolutamente impensabile. Allora, quando si dice che tutto l'ambiente dovrebbe in qualche modo concorrere, la Roma non si discute, si ama, questo era il motto di quando io ero bambino, Riccardo, di quando tu eri bambino, no? Sì.
che ha rappresentato un grande atto d'amore, che poi ha avuto tanti altri piccoli atti d'amore nel corso degli anni, con mille, come posso dire, con mille testimonianze da parte di mille personaggi. Però forse quello ha rappresentato anche un limite. Sono assolutamente d'accordo, Mimmo. Sono assolutamente perché la Roma d'accordo. Qualsiasi cosa avesse fatto ci sarebbe stato sempre sì, vabbè, però la Roma non si discute, la Roma si ama. E questo troppo amore, forse non ho la controprova, forse non ha, come posso dire, non ha contribuito a creare quella giusta tensione che ci dovrebbe essere, no? Però lo ripeto, io la Roma me la tengo così, me la tengo col suo non si discute, si ama, con tutti i suoi difetti, con le sue cose belle e le cose brutte, anche perché cambiare radicalmente un DNA è impossibile, Riccardo. È impossibile. Senti, Mimmo, nel chiederti di aspettarci un paio di minuti, stai con me mentre abbiamo chiamato la Roma, perché qualche tifoso, veramente uno a dire la verità, si è lamentato di come sono stati distribuiti i biglietti per la trasferta di Leverkusen, no? La Roma fa sapere, non è un virgolettato di Feliziani, però insomma l'ufficio stampa ci fa sapere che i biglietti totali erano 1400, divisi così: prelazione per quelli che erano a Borisov o quantomeno che hanno acquistato il biglietto, perché Mimmo è successo anche questo, secondo me, e anche persone che a Borisov poi non sono venuti, comunque se sono garantiti il biglietto per proprio per dire poi andiamo a Leverkusen, andiamo a Leverkusen, andiamo a Barcellona, perché ti garantisce. Certo. Poi un'altra parte i Roma Club come Airs, UTR eccetera, e stamattina in vendita nella fase 2 ce n'erano 400 e sono andati esauriti nel giro di pochissimi. Questa è un servizio, insomma, questo la Roma ci dice e questo noi vi diciamo. Mimmo, a tra pochissimo. Ah, ok, siamo qua. Mimmo! Secondo te, Ricca? Sì. Il mai schiavi del risultato è l'evoluzione della Roma, non si discute, si ama. Sì, una continuazione poteva essere, però... Mentre secondo me sta un po' meno sincero di a Roma se discute si ama, perché io per esempio però come filosofia, sì, chiamiamola così, sì, probabilmente il filone sì. È quello, mi sembra, sì, no? Probabilmente sì. Mimmo, invece devo fare un'altra domanda, prego, scusami. Secondo me Nainggolan dice una cosa, dove ha parlato Gabri? Rolling Stone, la rivista famosissima, dice una cosa sacrosanta quando dice: finché le cose vanno bene, la sera puoi fare come ti pare, esci, ti dicono bella Nainggolan. E poi magari le cose non vanno bene, allora ecco la vita d'atleta. Insomma, c'ha ragione, no? Nel senso che ha detto una cosa anche abbastanza ovvia, nel senso che fino a che le cose vanno bene, tu puoi permetterti tutto e... se le cose, o quando le cose non vanno, o comunque vanno meno bene, è chiaro che puoi trovare qualcuno che se tu fai tardi tutte le sere ti dice: oh bello di casa, guarda se poi andartene perché la domenica devi andare a giocare. Ma insomma, credo che siano cose che avvengono ad ogni latitudine, no? Credo che sia anche giusto così. Nainggolan è uno che non ha mai nascosto che insomma non è il calciatore tutto casa e chiesa, per dirne una. Però poi se lui in campo rende per quello che rende, tanti anni fa, se qualcuno se lo ricorderà, Rudy Feller era il principe delle notti romane, Sì. Nel senso che tutte le sere stava in giro, amava molto andare in discoteca, amava stare un po' in compagnia, diciamo così, poi però la domenica era quasi sempre il migliore in campo. Voi ricorderete che Rudy Feller batteva i calci d'angolo e andava a colpire testa sul suo cross, quindi perché quella era una Roma abbastanza particolare, quindi qualcuno voleva rimproverare qualcosa a Rudy Feller? No, però è anche vero, e questa ragione è Nainggolan, che poi i risultati determinano il grado di pazienza o di tolleranza da parte della gente, assolutamente sì. Ma non è detto che anche quello che sta a casa Mimmo fa vita non sana. Non c'è manco un dubbio, perché io ricordo un mio amico ex calciatore, un 70. No, io ne conoscevo uno, scusa Mimmo, che si è preso una casa in affitto di 180 metri quadri. Dicevo: ma stai da solo? Sì, sto sì, da sì. Solo. Mi vengono a trovare. Ma infatti io stavo parlando di un 63 che ha vinto il Bravo 84. Che oddio, ma chi sarà? Non si vedeva mai la sera in giro. No, stava sempre chiuso a casa. Si è stata da Pierluigi a Piazza dei Ricci. Dopo si barricava, era in buona compagnia.
rimane sempre il fatto che sarta chi zompa. Ritornando sul campo, in queste 9 partite, 2 di Champions, la Roma 5 volte è andata sotto. Sì, brutto segno. Però uno può dire, quante ne ha perse di queste 9? 2, giusto? Uh-huh. Quindi vuol dire che comunque ha avuto anche la forza e la capacità di reazione, no? Però io voglio fare un'altra domanda. 9 partite, quante ne ha sbagliate Garcia con la formazione iniziale? Verona, Frosinone, Borisov, Sassuolo no? Sì. Ah scusami, io non ti sento Gabriele, ma come c'è sta vocetta? Strano Mimmo. Ma che c'hai la sciarpa pure oggi? Sì, e ora l'ho un po' tolta. Ah Gabriele, io te lo dico. È cagionevole Mimmo. Me lo dici dopo. Io che è scappato il clacson. No, vabbè. No, me lo dici dopo, dai. Dopo. Sì, se vede un'altra partita se lo giochiamo, secondo me. Vai. Mimo! Allora, mi stava dicendo una cosa. Però, dai. No, te volevo chiedere un'altra cosa, però No, mi stava dicendo una cosa, Mimo. Quale? No, tu me la stavi dicendo, Mimo. No, ha detto è meglio che te la dico. Vuol dire che ne eri preparato. Mimo me la stai dicendo. È meglio che te la dico. Voleva dire. Perché se te la dovessi da di lo capiresti da sì, vabbè, esatto. Da te. Vabbè. Mimmo, fatte conto che tu sei Pallotta. Mi piacerebbe, Hello? Signor Pallotta, c'ho manna a Geco? A dove? A fa nazionale? Ma the Sor Pallò, una parola di italiano, Sor Pallò, siete allora, ci sono regole? Ma scusa, c'è stato il bolso sexy là, come si chiama? A Milano, il bolso sexy? Come si chiama? Ma che cazzo ridi? No, Mimmo! Ma non se lo meritiamo, no! Ma faceva ridere, immaginavo questi signori. Vabbè, ma Lugante. È arrivato Pallotta a Milano, fa una capatina a Roma? Non credo. Ah, perché tu dici che sì, c'è stato il bolso da Milano, viene a Roma? No, avevano detto, diciamo, da Trigoria, avevano detto che avrebbe approfittato di questa tournée dei Borussia Dortmund per piombare nella capitale. Invece evidentemente ci hanno ripensato, ma va bene, che ce frega. Allora, io Diego lo devo mandare perché il regolamento impone che io lo mando. Va bene, allora io so Diego. Manolas è rientrato, c'è sì. Malaschina. Allora io so Diego e te sei Pallotta, che mi dici? Riccardo. So Geco. Tu sei Geco, io so Geco, io so Pallotta. Age. Io dico Edin, scusa perché so Pallotta. Mi chiami Edin. Yes, sì. Dove vorresti andare? La Bosnia nazionale. Con la capoccia se vai io la Bosnia. Pallotta parla così. Così esattamente. Io dico Pallotta parla così. No, io l'ho fatto un po' più calmo di quello che lui in realtà è, capito? L'ho fatto un po' più greve della realtà, insomma. Ti arranco la cabeza. Ma è un male, un stenazionale, mi mannaggia. No, un male. Ma Aricca, a me me lo chiede. Cioè io ti ho detto, non le manderei nessuno, io spero che non venga mai convocato nessuno in nazionale della Roma, tu mi vieni a dire. Ma è un male, via. Chi li paga questi giocatori? La Roma. Dove devono giocare? Con chi li paga? Chi li paga? La Roma. Non giocano i giocatori? Qua a Roma. Il ragionamento è semplice, no? Qua a Roma. Perché devo andare in nazionale? Che mi rappresenta, se mi faccio male chi mi paga, ma soprattutto se mi faccio male chi gioca poi la domenica successiva se io sto male? Fate conto. Ami. E la luce? No, quello dopo. Scusa. È vero che coi se e coi man si va da nessuna parte. Che Ubaldo è andato via. No, non è proprio venuto. Ah, quindi oggi sei nella tua fase un po' criptica. Sì, è un po' kafkiano. Un po' penombrata, diciamo. Che vuol dire kafkiano? Perché lo mettono. Riccardo, tu se dici kafkiano fai un figurone. Esatto, è una situazione. È come a Jacques Blé. No, è una esatto. Viene da Kafka, che era uno scrittore. Senza ride e senza piagne. Lo scrittore di Praga. Un po' incastrato. No, prosciutto.
anche, che scriveva di situazioni paradossali, tipo il processo, c'è cioè questo signore, vedi che c'era il prosciutto, allora gli vanno a bussare, gli vanno a bussare a casa, gli dicono due signori armati, due guardie, gli dicono sì, gli dicono guarda, allora è pregiudicato, no, lui non è da niente, è come se gli vanno guardie a casa, aspetta, vengono a casa mia, mi bussano, Gabriele, allora ti dobbiamo processare, perché cosa è, non te lo possiamo dire, quando è non si sa, è kafkiano, sì, perché è una situazione, quante volte è successo a te, Rica? Quindi questo, no, loro lo sapevano, quindi sto quindi questo signore vive tutta Mimmo, secondo te è così il kafkiano? Lascia fallo finire che sta finendo, sta finendo il compendio. Beh, secondo me parte il pernacchiotto, senti che ti dico, vai. Oppure, oppure c'è, c'è un'altra opera di Kafka che è il castello. Ok, a Macarese, no? Sì. Ecco. Bene, no? E ci sono c'è questo signore che va, che cerca di arrivare ad un castello, ma il castello piano piano si allontana, cioè lui cammina tanto, ma il castello se ne va. C'era una cosa. Quanti passi devo fare? Regina Reginella, quanti passi devo fare per arrivare? Il Kafka italiano è Dino Buzzati, che voi conoscerete per aver scritto Il deserto dei Tartari, che più o meno Faccio col tonno, per parla esempio, della stessa cosa, cioè di questo po' di sabbia, di questo soldato che viene arruolato nella fortezza della sua città e che vive tutta quanta la sua vita per combattere una guerra contro livello, questi Gabriele. Tartari. Che... Roma! Roma! Come siamo viti, Mimmo? È grande, Gabriele. Come siamo viti, Mimmo? Guarda, io starei i secondi a ascoltarlo. Io pure sui primi. Che cacchio si è fatto tutta la vita? A me? A donna, nonna. Ricca, domani se mi chiamerete, eccetera, eccetera. E ci mancherebbe pure. Fammo conto che non parliamo di pallone. Però. No. Parliamo no. di Kafka. Io domani, se tu pure sei d'accordo, passa lunga, dai. Potremmo fare un sondaggio che potrebbe essere più o meno così: Vercelli Provasto o Chiattella? C'è una cosa. Beh, se posso dare la risposta di Gabriele. Vercelli provato tutta la vita. Mimmo, domenica mattina mi sono visto Ostia Mare, un'altra Budoni. Abbiamo vinto 4-0. Gabriele, perché così io te voglio bene come una figlia, però. Ma come mia perché c'ho lei, hai ragione. E levete qua la sciarpetta. Sciarpella. Però Mimmo, io ti inviterei un giorno che oscuriamo tutto qui a venire qui dentro e a sentire che clima ci costringe a vivere. Un feroce attacco al sommo editore? No, al direttore Calopeira. No, perché? Lo so, ma c'è Cardane, io mi. È lei, sì. Sì, e sì. È sempre meglio un po' d'aria lì che circola l'aria, perché ho visto che Ubaldo intanto sazza da una parte. E non sì. Mimmo, fatte conto. Ci sentiamo domani. Sempre se Dio vuole. Ciao Mimmo. Ciao Mimmo, grazie. Alla.